Ciao ragazzi, io sono Falcone Roni, sono qua insieme a Elisa. Ciao. Per un nuovo scopriamo di Balance City, una sorta di perverso incrocio fra SimCity e Jenga. Per darvi un'idea abbastanza chiara già in partenza. Per cui preparatevi al peggio, perché fondamentalmente l'obiettivo è costruire la città più alta possibile mantenendola in equilibrio, cosa che lei non saprà fare, secondo me. Per cui, infatti vedo che già il cervello si è spento. Sto seguendo la scritta. Allora, modalità libera, missioni o scenari? Missioni. Missioni. Allora, primi passi. Allora, carino. Benvenuto a Balance City, sono Sup, il tuo segretario nella pianificazione urbana. Sono venuto a mostrarti come funziona. Se è la tua prima volta come sindaco, segui le mie indicazioni. La nostra città deve essere in perfetto equilibrio. Se costruisci troppa roba da una parte, crollerà tutto. Concentrati sul creare un design simmetrico da entrambi i lati. Usa i pulsanti in alto. Che cosa stai facendo? Che c'è scritto? Perché che non c'è bisogno di fare così. Usa i pulsanti. Lo posso leggere io, visto che ho gli occhiali. Che c'è scritto? Adesso te lo dico. Se mi fai, posso finire? Grazie. Usa i pulsanti nella parte alta per creare le strutture. Cioè questi. Puoi scegliere. Poi mi dice perché mi arrabbio. Puoi scegliere uno qualsiasi dai pulsanti disponibili. Per adesso attiverò il pulsante più importante di tutti. Sei autorizzato a costruire la tua nuova casa. Allora, dice, costruisci la città del sindaco, cioè la nostra. Costruisci 4 blocchi residenziali. Costruisci una centrale elettrica. Costruisci 2 uffici. Pianta degli alberi e dei giardini. E costruisci una stazione ferroviaria. Sì, vabbè, ma che c'è scritto là? Ma dove? Che cosa sono queste paroline che scorrono? Ah, lì dicevi! Limite! Madonna, le braccia vedo! E che ne so io? Puntavi di là, limite! Limite, ah! Vabbè, vado! Vai, crea la tua casa usando la stella! Premi ovunque sullo schermo, vabbè, io la metto in mezzo. Ale! Ogni volta che costruisci uno star building, la tua altezza limite salirà. Infatti, se aspettavi, ci rispondevano. Adesso puoi costruire fino a 100 metri d'altezza. Quando raggiungi la popolazione di 250, potrai costruire un altro star building, cioè un edificio con la stella. A 500, 750, 1000 e così via sarai, vabbè, abbiamo capito, come i multipli di 250. E l'altezza si alzerà, va bene. La chiave è avere il maggior numero di abitanti in maniera tale da costruire la città più grande del mondo, più alta del mondo, ma è uscito male. Adesso costruiamo degli appartamenti per i nostri cittadini. Cittadini! Allora, blocchi residenziali, io direi uno. Se te levi, li vorrei mettere anche qua. Così te levi? Non se leva, vabbè, lo metto qua. È una casa. Bene, poi ne metto, vabbè, facciamo ai lati dello Star Building. Bene. Guarda queste belle case, adesso, perché non vorrebbe viverci nessuno? Perché manca qualcosa, lo so io, l'energia. Vedi che non ci sono le luci, più o meno. Ti invito a costruire una centrale nucleare, centrale elettrica, più velocemente possibile. E prova a non sbilanciare la città. Vabbè, vado. Prova a non sbilanciare la città. Da una parte deve andare. Bene. Abbiamo l'energia, ma non ci vive ancora nessuno. Alla scuola di pianificazione urbana mi hanno detto che i residenti hanno bisogno di energia e lavoro. Quindi servono degli uffici. Bene, costruiamo gli uffici. Penso manchi l'acqua. Se te lei. No, mancano loro. Le persone su un computer. Costruiscene un paio, bene. Ogni ufficio garantisce lavoro per 4 cittadini. Bene, gli uffici hanno bisogno di energia anche loro. Sono gli uffici mini, 4 persone. Infatti, ogni centrale garantisce energia per 15 strutture. Per 15 blocchi. Quindi, se te levi io vorrei vedere anche sto lato. Se posso spostare... Ah, posso spostare il resto, bene. Non sono felice di vivere. Ecco, la gente non è felice di vivere accanto a una centrale elettrica. So, chi se ne frega? È l'incubo. Non di si ogni, può fare tutto nella vita. Ogni gioco di questo tipo. Un paio di alberi potrebbero risolvere la situazione. E vabbè, uno. Un po', amore, no? Due. No. Tre.
4, 5, 6, 7, 8, 9, quanti ne servono? 10, ecco. Va bene? Ancora, ancora. E quanti cavolo? Oh, puoi anche costruire vabbè, i prati. Ah, no! Vabbè. No! Sono venuti così. Ecco, vedi? Ok, il tetto. Bene. Ma non aveva più senso farci fare prima il prato e poi gli altri? Infatti non ha molto senso quello che ci ha chiesto, ma... Beh. Ecco, ok, perfetto. Ricordati sempre che i cittadini amano avere gli alberi vicini. Serve anche un coso di trasporto. Ma dove chiami? Costruisci la stazione ferroviaria. Bene, sopra le... Vabbè. Bene. Puoi costruire una stazione e anche un aeroporto. L'aeroporto sarà disponibile quando raggiungerai una città di 200 metri. Bravia. Attento a non causare incidenti. È tutto ciò che posso dirti per adesso. Sei pronto alla tua prima sfida? La città si fida di te. Ma scusa, ma quindi deve essere fatta a scala, cioè andando in su più che allargando? Eh certo. L'allargamento questo è. Bene, quindi abbiamo fatto... Provo io? Eh certo. Adesso lei fa la missione numero 2. Mega mission! Beh, te pare. È il più difficile. Carino. E dove va altro? È tempo di imparare le basi dei mega blocks. Vedi quei 4 blocchi residenziali che sono lì? Questi. Sì, li vedo. Uniamoli in un mega blocco. Per creare un mega blocco servono 4 blocchi adiacenti. Tutti questi blocchi devono avere una popolazione di 10 o superiore. Puoi usare l'Inspector Tool per usare... Sì. Vediamo uno dei blocchi per vedere l'Inspector Tool. Popolazione 8. Bene. Come puoi vedere, la popolazione è minore di 10. I cittadini non vogliono vivere vicino alle power plants. Quindi no, come dicevate, no. E quindi adesso dobbiamo mettere gli alberi, perché l'albero fa... Un polmone. Un polmone. Non è che è come ecco, prima, devi mettere prima adesso sono... Ah, ecco! Non toccava a me. Aspetta, quando spiega... vedi, è diventato un mega block. Questi blocchi possono avere oltre 50 cittadini come blocchi, no vabbè. Possiamo fare i cavoli nostri? Ricordati, 4 blocchi si evolveranno oltre il tempo. Vai! Costruisci 3 mega blocchi residenziali. Costruisci un mega blocco commerciale. Allora, Lascia fare. Vai. Adesso finirà in tragedia. Allora, il fatto che tu debba costruire un super blocco residenziale vuol dire che devi aggiungere dei blocchi residenziali. Brava. Occhio che si sbilancia! Si sbilancia troppo! Ok. Ma il mega blocco ne servono 4 blocchi uno sopra l'altro, come era prima. Ma se ne metto in fila tipo così? Non lo so. Proviamo. Prova a metterli qua. No, si sbilancia. Vabbè, poi ribilanci dall'altra parte. Ok, vai. Non sono attaccati! La simmetria! Ah! Simmetralo. Tasto destro ho fatto. Vabbè, adesso se si metti, che si metti. Gli manca l'energia. Perché gli manca l'energia? Perché ci sono... Vai. Mettine un'altra. Ali! Bene, adesso... È diventato un me... Dagli gli alberi. Ammollagli l'albero, vai, butta l'albero. Brava, ancora alberi. Ok, è diventato un mega block. Adesso bisogna fare un altro... No, il tasto destro mi sa che non funge più. Vabbè, penso sia sufficiente. Vediamo come funziona. Vai di alberi. Vai di albero. Sì, funziona. No, il mega block non te l'ha dato.
sono ancora divisi. Vai di alberi, insistisci! Intanto non si pagano, ma insisti, vai. Ecco, mi sa che è l'unica. Vai, vai, vai. Ok. Vai di albero. Vai, 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 insisti, insisti. Ok. Allora, vabbè, abbiamo capito che pure sì, va bene. Adesso gli uffici li faccio al volo io, 1 e 2. Gli uffici? Vediamo. Gli uffizi. Gli uffizi. Oh, che uffizio! Vabbè, famo così. Perché se ne sono andati tutti? Gli hai tolto gli uffici, ho perso di... Ah, è diventato un quartiere malfamato. Ho capito! Oh. Perché si accolla? Lasciaci in pace, maledetto pelato. Oh, vedi che... Maledetto fantastico! Pelato verde. Ha imparato? Sì, ciao. Siamo pronti. Allora, io adesso direi che siccome abbiamo imparato come si gioca, noi adesso andiamo a fare la free mod. Free moddiamo. Perché abbiamo imparato tutto. Se mi fate tornare al menu. Bene, allora, free build. Allora, io qua ti metto in mano tutto. Che detta così è abbastanza brutta, mi rendo conto. Però, vai. Compi il tuo destino di sindaco. Avendo giocato tanto a Sim City. Ecco, applica le teorie di Sim City a Balance City. Vedo che le hai applicate proprio alla grande, teorie di Sim City. Dov'è la mia casa lì? Non lo puoi fare ancora. Ma quella è la polizia. Non me frega. Cominciamo con stato di polizia, vabbè, vai. Bene. Ma... Ah, tu vai subito. Cioè, prima di avere le case, noi già abbiamo polizia. Sei poco ansiosa. Già... No, perché so come funziona. E senza la centrale nucleare? È un attimo. La centrale? Ecco, potresti fare così. Ho sbagliato. Vai, lato. Vai. No, ho sbagliato lato. E metti la centrale a bilanciare là. Non posso entrare via. Metti, ma che te frega? Tanto se lamentano. Attenzione! Perché stai bilanciando come sta cadendo? Complimenti, complimenti. Le faccio i miei complimenti. Bene, direi che dopo questo drammatico crollo potremmo anche fermarci qua, per cui niente, fatemi sapere cosa ne pensate delle nostre epopee, fateci sapere se vorreste rivederlo sul canale oppure no. Noi vi lasciamo il link alla pagina Steam come al solito in descrizione e il sondaggio in alto a destra affinché possiate farci sapere se volete rivederlo oppure no. Gioco surreale, gioco da malati secondo me, ma meravigliosamente divertente in compagnia, per cui assolutamente da tenere d'occhio. Per cui niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.